La protesta del mondo agricolo oggi è arrivata a Cuneo con diverse centinaia di trattori. Due cortei per le vie del capoluogo, dal palazzetto dello sport al centro città. Tra i problemi, scarsa remunerazione, alti costi, politiche europee e concorrenza sleale. Il grido d'allarme del comparto: così si uccide l'agricoltura. Ben ritrovati, nuova edizione del telegiornale di Telegranda, come avete sentito in larga parte dedicata alla protesta del mondo agricolo che oggi è andata in scena nel capoluogo della Granda. Tanti i trattori, le stime parlano di circa 500 che si sono radunati a Cuneo al palazzetto dello sport, e due poi i cortei che nel corso della giornata hanno raggiunto il centro cittadino. Diverse le ragioni della protesta, ne citiamo alcune: la scarsa remunerazione per gli agricoltori, le normative europee ritenute troppo stringenti da parte proprio di questi ultimi, e poi ancora rincari, alti costi di produzione e concorrenza sleale. Bene, allora cominciamo con il primo servizio e approfondiamo quelle che sono state le ragioni della protesta. Una protesta che sta animando tutta la città di Cuneo e che guarda lontano. Che cosa chiedete? Chiediamo attenzione da parte del popolo italiano, in primis del consumatore, alle nostre problematiche. Abbiamo bisogno che il consumatore ci sostenga e sostenga le nostre aziende comprando i nostri prodotti per permetterci di poter andare avanti. Siamo penso un elemento base di questo paese, ci siamo portati sulle spalle con gli operai la storia del nostro paese da una vita, e adesso siamo in sofferenza. Se non troviamo il modo di equilibrare un po' i nostri redditi, non saremo più in grado di sostenere i costi di produzione. Con le ore di lavoro che facciamo dobbiamo essere in grado di poter camminare con le nostre gambe. Abbiamo investito tantissimo sul territorio, nella nostra azienda. È sufficiente che il consumatore identifichi nel Made in Italy il marchio del prodotto che deve acquistare? Allora, riferendomi alle parole del presidente della provincia, penso che sia un elemento importante. Recuperando la parte di quello che viene spacciato per italiano che non è, incentiverebbe un po' le produzioni e darebbe un po' di ossigeno a chi sta lavorando con gli animali, con i cereali, perché le forbici di differenza tra il valore del grano e il pane è un abisso. Sulla carne abbiamo la piemontese, è una prelibatezza. La frutta, noi qua in questa protesta c'è tutta la provincia di Cuneo e anche Torino, sono tutti con noi, credono in quello che abbiamo fatto. Quello che si comprende, forse i costi stanno esagerando rispetto ai ricavi. Sì, non riusciamo più a compensare i costi di produzione, che sia foraggio, che sia cereali. Ma secondo lei un settore primario fondamentale qual è l'agricoltura? Sì. Come mai è entrato in crisi? Perché noi non siamo probabilmente stati bravi a gestire la parte vendita, e qualcuno se l'è gestita, chi ha avuto il potere se l'è gestita per i suoi comodi. Ormai l'agricoltura in tanti rami è più industria che agricoltura, e le piccole aziende hanno più difficoltà a centrare, a arrivare al consumatore finale, e quello è la cosa che più ci danneggia, perché riuscissimo a attrezzarci per vendere direttamente i nostri prodotti, o perlomeno sensibilizzare il consumatore a sostenere il proprio paese, perché adesso si parla di Europa, ecco, ma l'Europa ha una responsabilità in tutto questo? Ma sì, oggi ci sono delle imposizioni che ci creano un mucchio di problemi, sia nella parte della cura degli animali, sia nel trattamenti della vigna, che in questo ambito si potrebbe trasformare gente che continua a fare burocrazia, metterle a seguire i problemi che ci sono di fitosanitari e anche su tutto il resto, da riuscire a aiutare gli agricoltori nella gestione
gestione delle malattie. Poi ci vorrebbe ancora un'altra cosa, ci vorrebbe più attenzione nell'importazione di altri prodotti, perché noi sia nel nocciolo, la cimice, che il resto sono tutte malattie che arrivano da paesi che noi non siamo preparati a supportare, e oggi creano un grosso problema. Lo avete sentito, lo avete visto, tanti gli agricoltori che oggi sono scesi in piazza a Cuneo e tante anche le tipologie di agricoltori che erano presenti. Abbiamo nelle orecchie il rumore dei trattori che stanno scorrendo in Corso Nizza, una protesta forte, una protesta decisa che chiede che cosa? Per fortuna è una manifestazione sì che ha attirato attenzione e numeri considerevoli. E ne siamo molto fieri. La protesta per sottolineare quanto il mondo agricolo sia in difficoltà, messo in difficoltà dalle speculazioni a livello mondiale, messo in difficoltà dallo sbagliato sfruttamento anche di falsi Made in Italy, false etichette, e quindi siamo qui soprattutto per richiamare l'attenzione del consumatore verso di noi, verso il nostro lavoro che per queste ragioni è sfruttato e mal pagato, e i nostri prodotti non vengono valorizzati. Quindi c'è troppa concorrenza sleale? C'è concorrenza sleale in Europa, sì, perché noi italiani siamo sottoposti a dei disciplinari che invece non sono sottoposti agli altri paesi europei, e che quindi per forza gravano sulle nostre spalle, perché ci obbligano ad avere dei costi maggiori, mentre negli altri paesi i costi possono essere inferiori. Le nostre difficoltà oggi sono che non percepiamo il giusto valore dei nostri prodotti. Stiamo svendendo la nostra roba, abbiamo il costo di produzione che non ricaviamo alla vendita. Noi abbiamo bisogno di una tracciabilità che si parta dal principio alla fine, perché dobbiamo preservare un buon mangiare per il nostro cittadino italiano. Non tutte queste etichettature false, perché in regione carne piemontese e non viene sottolineato carne di razza bovina piemontese. Noi quella cosa lì che vogliamo. Senta, un altro problema che c'è in agricoltura è la mancanza di personale. Lì purtroppo sì, perché ogni azienda, pensa, io 20 anni fa, io avevo mio nonno, mio papà buonanima, cioè anche mio nonno buonanima, io adesso sono da solo. Io prenderei un dipendente, ma non riesco. Non riesco perché non riesco a pagarmelo. E seconda cosa, abbiamo una burocrazia, ci mettono tutti questi bisogna corsi, cioè c'è da impazzire. Come faccio da solo? È impossibile. Alla fine rinuncio. Noi, quando decidono le nostre istituzioni che si siedono, io lo chiamo il tavolo verde, abbiamo bisogno che ci sediamo noi al tavolo verde. Dobbiamo noi far vedere, spiegare i nostri problemi, delle nostre aziende, di tutto il complesso. Perché è inutile che noi deleghiamo, adesso i sindacati, ma i problemi sono nostri. Perché noi l'abbiamo già, sono 20 anni che riferiamo i nostri problemi, ma non siamo stati ascoltati, è quello il problema. Quindi il lavoro che è stato fatto finora dai sindacati tradizionali non è più sufficiente? No, non perché, no, io non voglio criticarli, perché giustamente ognuno fa il suo lavoro, però non ci stanno più seguendo le nostre esigenze. Al tavolo verde con le istituzioni, con la regione, con lo Stato, dobbiamo sederci noi. Il sindacato. Voi produttori, voi agricoltori. Fare dei comitati, di essere presenti. Il sindacato, ok, vuole partecipare, si siede dietro. Perché chi paga i sindacati siamo noi. Cioè, il padrone siamo noi. Anche il settore orticolo sta soffrendo in questo periodo? Sì, purtroppo sì. Abbiamo dei costi di produzione che in molti momenti della stagione non arrivi neanche a pagarli. Vedi invece la grande distribuzione, ha un costante aumento di fatturato, noi sempre meno. C'è un mercato che non ci tutela, c'è un mercato che arrivano cose dall'estero senza le nostre restrizioni, con costi di manodopera molto più bassi, e quindi un mercato sleale che ammazza il nostro settore. Che cosa vi aspettate da questa protesta?
Tanto per un tavolo tutti quanti in regione, speriamo di unirci tra regioni tutti quanti e avere finalmente voce come si deve. E poi regolamentare i mercati e queste cose qua. Sarà un lavoro lungo, però. E il rapporto con i sindacati tradizionali? Io non mi esprimo più di tanto. Io non è tanto che faccio questo lavoro, però non li vedo troppo presenti. Io mi sono già lamentato diverse volte, non ce la faccio andare avanti. E nel corso dei cortei gli organizzatori della manifestazione hanno avuto modo di incontrare tra gli altri il presidente della provincia, Luca Robaldo. Robaldo che si è in qualche modo fatto carico delle ragioni della protesta. Ascoltiamolo. Presidente, oggi la protesta degli agricoltori in centro città e sono arrivati anche in provincia. Cosa risponde la provincia alle loro argomentazioni? La provincia è la casa di tutti i cittadini, mi è parso doveroso ricevere questi rappresentanti del mondo dell'agricoltura che hanno significato e evidenziato alcune problematiche. Problematiche che a loro modo di vedere derivano da alcune decisioni dell'Unione Europea, da alcune decisioni degli Stati membri dell'Unione Europea e da un rapporto difficoltoso con le altre anelli della filiera agricola, fino ad arrivare alla grande distribuzione. Io ho preso l'impegno di significare queste evidenze che loro ci hanno posto sotto gli occhi ai parlamentari eletti in provincia di Cuneo, alla regione, al governo stesso. Come dire, la provincia cerca di fare coordinamento delle varie iniziative. Voglio ringraziare chi ha manifestato, lo ha fatto in forma civile, e ringraziare le forze di polizia guidate dal questore Carmine Grassi che hanno consentito questa manifestazione. E diverse sono le posizioni anche del mondo politico istituzionale che stanno arrivando in queste ore sul tema. Ne riportiamo una a titolo d'esempio, quella del consigliere regionale Matteo Gagliasso, che in una nota esprime la vicinanza agli agricoltori e agli allevatori di Cuneo riuniti per la protesta sotto lo slogan No Farmers, No Food, No Future, ovvero No Fattorie, No Cibo, No Futuro. La manifestazione a cui ho partecipato, dice Gagliasso, ha raccolto le riflessioni di centinaia di partecipanti preoccupati per i gravi tassi di interesse sugli investimenti e per quanto riguarda l'aumento dei costi delle materie prime. Conosco e condivido l'importanza delle rivendicazioni, sosterrò attivamente iniziative volte a garantire un dialogo equo e a promuovere anche delle soluzioni che tutelino gli interessi degli agricoltori e degli allevatori della nostra provincia. Questo è solamente un estratto della nota riportata dal consigliere regionale. E noi continuiamo ad ascoltare le voci di coloro che sono scesi in piazza. Siamo andati al palazzetto dello sport di Cuneo per ascoltare gli agricoltori, ma in particolare i giovani impegnati in agricoltura. Vediamo cosa ci hanno detto. Tanti sono i giovani anche che stanno aderendo a questa protesta oggi a Cuneo, perché siete qui? Ma per avere un'Europa che ci ascolta e che abbia una politica agricola più concreta, più vicina alle nostre esigenze e per anche dare un futuro migliore alla nostra agricoltura e allevamento. Anche perché insomma i giovani scommetterebbero sull'agricoltura. Sì, saremmo anche pronti a investire, però se ci sono questi freni o tutte queste problematiche che ci tolgono un po' la voglia e la passione anche di andare avanti. Come vedi il tuo futuro da giovane in agricoltura al momento? Ma al momento non mi sembra molto una sicurezza nel futuro, ad esempio come mio, come tutti i nostri giovani. E purtroppo l'Europa ci chiede cose improponibili, ad esempio per l'incolto, per il famoso 4%, e non è una soluzione. Poi noi allevatori, in poche parole, siamo soltanto noi che inquiniamo, e ad esempio fabbriche, tutta la automobili, siamo soltanto noi. Per il resto, perché diversamente se no i giovani crederebbero nell'agricoltura. Ma fin troppo, perché comunque non è che siamo in pochi, cioè la generazione di agricoltori ce ne sono tanti. E, ad esempio io, come tanti qua presenti, facciamo parte e siamo ben fieri di ciò che facciamo e
orgogliosi soprattutto. Non abbiamo una tutela dal nostro sindacato e poi secondo noi le normative che ha messo dalla Comunità Europea non sono in grado di tutelare il nostro futuro, le nostre aziende, in tutto. Loro ci danno il contentino con i loro contributi, ma in succo non riescono a concretizzare che le nostre aziende stanno andando sempre peggio e andranno sempre peggio, andranno a chiudere. Perché? Problemi in particolare della sua azienda quali sono? Beh, problemi in particolare della nostra azienda è che noi con il discorso dei macchinari abbiamo delle spese esorbitanti e comunque il lavoro si tribula a fare perché abbiamo diversi costi che non riusciamo a trasmettere ai nostri clienti perché loro a loro volta non riescono a sostenere questi costi e nelle nostre aziende invece cerealicola secondo noi il prodotto non è pagato per il vero quello che dovrebbe valere, cioè il grano, mais, cereali in genere valgono troppo poco rispetto a quello che dovrebbero valere, rispetto a quello che si trova poi sugli scaffali al supermercato. Ora riportiamo le voci delle associazioni di categoria del mondo agricolo che, come avete sentito anche dai precedenti servizi, sono stati tirati in ballo dagli agricoltori. Cominciamo da Confagricoltura che in una nota esprime una netta posizione nei confronti delle rimostranze degli agricoltori di oggi. Come afferma il presidente Enrico Allasia, condividiamo i motivi della protesta di queste ore, di questi giorni e da anni come agricoltura critichiamo le politiche agricole dell'Unione Europea, oltre che la scarsa tutela dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Confagricoltura è stata l'unica associazione agricola che sin da subito ha giudicato negativamente la strategia Green Deal e anche la riforma della PAC. Aggiunge ancora all'Asia, tuttavia le nostre istanze portate avanti quasi esclusivamente nelle sedi istituzionali hanno dovuto fare i conti con un sistema politico che a tutti i livelli non ha supportato le doverose raccomandazioni di chi ogni giorno si confronta con la dura realtà della coltivazione della terra e dell'allevamento. Questa è la posizione espressa da Confagricoltura, ma esprimersi anche Coldiretti che sta per andare a Bruxelles in occasione del vertice europeo straordinario sul bilancio dell'UE contro le follie, come recita lo slogan dell'Unione Europea, che minacciano l'agricoltura. Ebbene, noi abbiamo raggiunto nel pomeriggio di oggi in collegamento telefonico il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, ascoltiamolo. Siamo effettivamente in partenza, abbiamo organizzato in tempi record la nostra presenza a Bruxelles in occasione del vertice europeo straordinario sul bilancio dell'Unione Europea, al quale parteciperà anche la nostra Premier Giorgia Meloni, che abbiamo l'obiettivo di incontrare e dove la Commissione Europea presenta la proposta per la deroga alle norme dell'Unione sull'obbligo di mantenere il 4% di terreni incolti così come previsto dalla ultima politica agricola comunitaria, dalla PAC. Il nostro appuntamento ha un titolo, uno slogan che è non è l'Europa che vogliamo ed è previsto proprio per domani alle 9, quindi saremo presenti con centinaia e centinaia di rappresentanti e di agricoltori proprio per denunciare le follie della politica europea che riguardano l'agricoltura. Un altro punto che porteremo all'attenzione dei nostri rappresentanti in Europa è proprio quello del rispetto degli standard dal punto di vista sia ambientale ma anche sanitario e il rispetto oltretutto delle norme sul lavoro previsti dal nostro mercato interno. Soltanto in questo modo potremo avere una concorrenza sana e leale, a differenza di quello che accade invece oggi tra l'Italia ed altri stati dell'Unione. Questa è la via e la modalità di azione che ha scelto Coldiretti, coordinata a livello nazionale, per portare direttamente in Europa i nostri problemi. E questo è quello che faremo da domani in avanti, richiedendo ed esigendo quindi rispetto per la nostra organizzazione, che è più che mai solida in questo momento in cui dobbiamo essere tutti uniti e compatti per avere un obiettivo comune e per portare a casa dalle stanze europee la risoluzione dei nostri problemi.
E con Coldiretti si chiude quest'ampia pagina che abbiamo dedicato nel corso del nostro telegiornale alla protesta dei trattori, su cui ovviamente avremo modo di tornare ancora nelle prossime edizioni, nei prossimi giorni del nostro telegiornale. Ed ora passiamo alla cronaca, cominciamo con la Guardia di Finanza di Torino che si è occupata del conferimento alla Fondazione per la Ricerca Piemontese sul Cancro di un ingente patrimonio che gli era stato devoluto per via testamentaria da parte di una persona che era venuta a mancare nel 2020. L'eredità consiste in quote di partecipazione in società immobiliari, 7 immobili nei comuni di Torino e Biella, poi depositi bancari e titoli per un valore complessivo di circa 1,4 milioni. Il patrimonio, dopo il decesso del benefattore, è stato al centro di una vicenda complessa giudiziaria. Infatti il nipote aveva fatto pubblicare un testamento, poi rivelatosi apocrifo, grazie a cui era riuscito a far trascrivere a suo favore tutti i beni che originariamente erano destinati proprio all'istituto di Candiolo. Le investigazioni hanno consentito di accertare, tra l'altro anche tramite perizie grafologiche e testimoni, la falsità del testamento pubblicato dal nipote del benefattore. E così nel gennaio del 2023 il Tribunale di Torino ha condannato l'imputato con sentenza definitiva, dichiarando la falsità del testamento e dichiarando anche come effettivo erede universale la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Donazione che è poi stata anche grazie alla Guardia di Finanza proprio consegnata ai legittimi destinatari. La donazione permetterà all'Istituto di Candiolo di portare avanti attività encomiabili a favore della ricerca oncologica. Ci spostiamo ora ad Alba, dove i carabinieri nel territorio albese hanno recentemente emesso 4 fogli di via obbligatori. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Alba hanno recentemente emesso 4 fogli di via obbligatori. Nei giorni scorsi due stranieri, un uomo e una donna, entrambi domiciliati a Roma, sono stati fermati a Diano dai carabinieri della locale stazione privi dei documenti d'identità e alla guida di un'autovettura della quale si erano appropriati in modo indebito, con a bordo anche un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. Il questore di Cuneo ha emesso, su richiesta dei carabinieri, un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Diano per 3 anni per l'uomo e 2 anni per la donna. Sempre nei giorni scorsi, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alba hanno raccolto forti sospetti a carico di una coppia di giovani per un furto in abitazione che è stato consumato a Treiso. Considerati i precedenti di polizia per reati contro il patrimonio a carico dei due, in applicazione delle nuove misure previste dal decreto Caivano, i carabinieri di Alba hanno richiesto al questore l'applicazione della misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, poi accolta con il divieto per i due di fare ritorno nel comune di Treiso per 3 anni. Recentemente la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio è stata oggetto di revisione dopo l'adozione del cosiddetto decreto Caivano, che ha introdotto misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, che prevede, tra le altre novità, l'aumento di 1 anno della durata massima del divieto di rientro nei comuni da cui si è stati allontanati e un inasprimento della pena nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento, ora stabilita nella reclusione da 6 a 18 mesi, oltre una multa da 1.000 euro. Ed ora la linea passa alla regione perché torniamo ad occuparci dell'iniziativa Fabbriche Aperte. Fabbriche aperte è la realizzazione concreta di ciò che è stata la mia volontà durante questo mandato da assessore alle attività produttive. Ho girato più di 500 imprese, ho visto concretamente che cosa succedeva all'interno delle imprese e Fabbriche Aperte è ciò che abbiamo realizzato concretamente per far capire ai cittadini che cosa succede all'interno di un'azienda. We'll be right back.
certamente quando giri un'azienda ti rendi conto di che cosa realmente l'imprenditore ha bisogno, di quanto sia importante il senso di attaccamento del lavoratore all'impresa per poter migliorare e di quanto l'imprenditore abbia voglia di continuare ad investire per creare profitto per la propria azienda, ma soprattutto per mantenere l'occupazione o per allargare le persone che vengono assunte. Ecco, questa è la cifra sostanziale degli imprenditori piemontesi, tutte persone che anche nelle micro e nelle piccole aziende sono focalizzate a fare i pezzi, a fare un prodotto innovativo, un prodotto di altissima qualità che sia poi funzionale al mercato di riferimento, molte volte il mercato estero. Fabbriche Aperte realizza un sogno da parte della Regione Piemonte, da parte dei cittadini, che è quello di visitare concretamente, di vedere fisicamente che cosa l'impresa può fare per il proprio territorio e per l'occupazione dello stesso. Con questo servizio si chiude l'edizione di questa sera del nostro notiziario. Grazie come sempre per aver scelto ancora una volta la nostra informazione. Appuntamento a più tardi con le prossime edizioni dei nostri TG. Arrivederci.